Eccoci qua, appassionati e appassionati di calcio, ben trovati con l'ospite speciale Francesco Braventi, Inter che torna. Così si vede. Ciao Francesco, agli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo, con una giornata d'anticipo, 4-0 la vittoria a Pilsen. Francesco, che partita è stata e soprattutto quali sono le note positive dell'Inter? Sentite il fatto, San Siro sotto. Oggi si farà festa, mi sa. Note positive, tutta la reazione della squadra è piaciuta a tutti. Un grande Çalhanoğlu, Lautaro ci ha messo la solita voglia, gli è mancato solo il gol. Bene o male, anche un po', ogni tanto qualche distrazione la beccavamo, però ci sta. Grande, grande partita, c'era la voglia di continuare, di andare avanti, e poi è tornato il campo. Adesso iniziamo forse a riprendere un po' i giri giusti. Assolutamente, hai detto bene Francesco, Dzeko doppietta oggi, Dzeko doppietta. Ha bisogno di rifiatare, ma hai detto bene. L'Inter in forma così, chi toglie il posto adesso? Assolutamente, assolutamente, però l'Inter, come hai detto tu bene, subito l'approccio è stato positivo, l'ha sbloccata al 35esimo del primo tempo, ma ne ha avute tantissime di occasioni. Voleva no? chiuderla subito, e molte volte all'inizio della partita sbagliavamo passaggi o comunque azioni che potevamo concludere meglio, forse per la troppa foga, ma come è sempre in questi casi. Assolutamente, come hai visto Acerbi e poi Di Marco, che rispetto all'ultima partita con la Fiorentina l'ho visto un po' più pimpante e propositivo, promosso tutti e due? Di Marco sì, promosso, ma anche Acerbi si sta prendendo le redini della difesa e sta piacendo, soprattutto uno Skriniar capitano anche che dà la scossa, e un Onana porta fortuna, perché diciamo la verità, non sarà bello da vedere stilisticamente, ma ci porta bene. Altro clean sheet per Andrea Onana. Francesco, in chiusura ti faccio questa domanda, direi che siamo tutti contenti, guardate intanto le persone che stanno sfollando qua dietro, tantissimi tifosi interisti, cori, guardate, c'è felicità. Dove può arrivare quest'Inter in Champions? Probabilmente finiremo secondi, no? Adesso vedremo cosa farà stasera il Bayern a Barcellona, ma dove può arrivare questa Inter? Dipende chi becchiamo, però la voglia c'è, adesso mettiamola anche in campionato, finiamo prima della sosta con maggior punti possibili e poi vediamo dopo il mondiale. Assolutamente, grande soddisfazione, grande, perché nessuno, in pochi, pensavano che l'Inter potesse superare questo girone e mandare a casa il Barcellona di Xavi. Ciao ciao Xavi, ciao. Ci vediamo, adios. Abbiamo visto una bella partita negli spogliatoi, visto che assolutamente un po' prima per vedere. Ma lo vedremo magari sulla Rambla, berci una cerveza. Grazie Francesco, e ciao a tutti, ciao ragazzi, tutti. Commentate chiaramente.